Manni Benito. Si accomodi, prego, signora Comanni. Si accomodi, prego, sieda pure lì. Guardi verso, si giri verso di noi, per favore. Dia le sue generalità. Intende consentire la ripresa? No, signore. No, ecco, quindi niente fotografie né riprese televisive al signore. Vuole dare le sue generalità, per cortesia? A Comanni Benito, nato a Montespertoli, 16-8-1925, residente a Firenze, in via Camillo Barni 58A. Benissimo, quella formula dove è andata a finire, teniamola lì per favore. Grazie, teniamola sul tavolo. Grazie, può leggere quella formula. Sì, signore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vuol rispondere per cortesia alle domande del pubblico ministero? Sì, signore. Prego. Signora Comanni, lei conosce il signor Pacciani? Io l'ho conosciuto tramite la televisione. Prima non l'aveva mai visto? Non come Pacciani. E come lo conosceva prima? Dunque, io quando mi sono accorto in televisione che c'era questa trasmissione, mi sono messo a guardare, è stato nel 92, in primavera. Una trasmissione nella quale c'erano la figura di Pacciani, si vedeva? È stato presentato dal TG3 come Pacciani, agricoltore di Mercatale, indagato per i delitti del maniaco. Beh, allora lei cosa si ricorda? Io mi sono accorto che quella figura l'avevo già vista, ed esattamente corrispondeva all'uomo che a Mercatale Val di Pesa avevo incontrato per caso in casa Ricci, mi aveva invitato e poi condotto a vedere una casa che diceva di avere acquistato per quelle bambine, volendo logicamente riferirsi alle proprie figlie, ed aveva l'aria del tenero padre di famiglia. No, vabbè, commenti non ne faccia, riferisca semplicemente. Sì, signore, sì, sì, va bene. Fu quindi un'occasione, e lei come mai andò con questo signore, così per cortesia, o c'era un motivo di interesse? Come mai andò in via Sonnino 68? Sì. Io avevo due quartieri in vendita, liberi, completamente liberi, e con giardinetto anche, e ogni tanto quando avevo dei probabili acquirenti, mi recavo sul posto per farli vedere e iniziare la contrattazione. In una di queste occasioni conobbe un signore che poi in televisione ha fatto 2+2 per intenderci. Esattamente, ma la signora che l'aveva in casa non me lo presentò. E né lui si presentò? No, né lui si presentò. Comunque è sicuro che è il signore che è poi sul banco degli imputati? Sicurissimo, non ho nessun dubbio. Si ricorda per caso se quella figura o questo signore le ricorda qualche altro episodio? No, io pensai che effettivamente così, in senso naturale, certo, siccome si parlava della zona di Mercatale, che forse poteva essere un guardone che avevo avvistato nel bosco. Ecco, ci vuole raccontare questo episodio e poi come mai fa questa similitudine, se non capisco male. Sì, signore, sì, signore. Ci racconta questo episodio e poi come mai in modo naturale lei collima le due persone. Sì, signore. Dunque, io ero con una signorina a questo Porto, in che epoca, scusi? Questo entro il 22 febbraio del 1981. Come mai è così sicuro? Non me lo può spiegare. Perché ho guardato, se no ce l'ho anche qui, la ricevuta di scarico dell'automezzo del Ford colore avorio che ho consegnato esattamente il 23 febbraio del 1981 alla commissionaria Fiat Scotti e Picone qui in Firenze, ritirando un altro veicolo. Quindi lei dice, siccome ricordo un episodio che aveva quel furgone, questo episodio è antecedente perché in quella data lì l'ho venduto, è così? Sì, signore. Allora ci vuol
far capire cosa avvenne in questo episodio che lei ricorda, certamente, questo furgone. Subito, signore. Dunque, stavo parlando con questa signorina. Dove eravate, mi scusi? Eravamo sulla strada che dal Pian del Melograno si dirige verso Ruiano e quindi verso il Ponte di Cappello. Siamo in comune di? Comune di San Casciano Valdivesa. Bene, grazie. Quindi, era giorno o era sera? Giorno, signore. Giorno. Vidi una piazzuola dalla parte opposta rispetto al senso di marcia, cioè andavamo verso Ruiano. Allora feci una curvetta ad U e entrai in questa piazzola. Questa radura, una piccola radura, era compresa fra il margine stradale e l'inizio della vegetazione boschiva. Mentre parlavo con la signorina, vidi un uomo nel bosco emergere all'improvviso dalla vegetazione. E subito mi preoccupai naturalmente di vedere un po' com'era vestito. Posso dettagliare? Dettagli, se lei se lo ricorda così bene. Benissimo. Allora, signori, per favore, silenzio. Aveva un berretto munito di visiera che come modello, ma non come colore, poteva un po' avvicinarsi a quelli in dotazione alle guardie del Corpo Forestale dello Stato. A lei ridette quell'impressione lì? Guardia di Finanza, sì, come modello, sì, non come colore. Questa aveva la visiera alzata. Cioè verso l'alto? Sì, non verso l'alto. E poi, sotto questa visiera alzata a fondo scuro, campeggiavano sul volto roseo dell'uomo degli occhiali che a colpo d'occhio ritenni a lenti chiare, ma poi guardando un po' meglio mi sembrarono del tutto sprovvisti di lenti. Così sembrò a lei? Sì, così sembrò. Allora, cosa stavo vedendo, che cosa faceva questo uomo? La persona la vide o vide solo questo volto? No, no. Adesso continuo. Prego, prego, continui lei, mi scusi, signor pubblico ministero. Ce l'ha così presente. Per favore, silenzio, fate silenzio. Aveva volto roseo, collo di tipo taurino, aveva anche un giubbotto di tipo impermeabile, tipo comune, color beige. Sul momento non riuscivo a vedere altro, anche perché mi preoccupavo di cosa faceva quest'uomo, no? Quindi lei lo vide per qualche frazione di secondo o lo osservò per un po'? Lo osservai, ma non per tanto, perché mi preoccupavo del movimento, anche perché non stava fermo, Cercava, faccia conto che questo sia il furgone, disposto sulla coordinata ovest-est, cercava, venendo davanti, di aggirare in parte il furgone in maniera da portarsi dalla parte dello sportello. Girava intorno al furgone. Dove c'era la signorina. Dove dalla c'era... parte della signorina. Sì, signore, cercava di portarsi da quella parte. Beh. E sfrecciava abbastanza bene tra le scope. Allora io misi in moto il furgone, convinto di dovermi allontanare subito da quella zona, e condussi il furgone a quota 469 sulla strada. Com'è preciso, signore? Come mai lei poi si è rimesso a ricostruire? Questo l'avrà misurato dopo, no? Sono un esperto in topografia. Vabbè, dopo quindi lei si è rimesso a ricostruire la zona. Sì, signore. L'ha fatto dopo questa operazione. Allora la possiamo tralasciare. L'ho fatto molto tempo dopo. Non so. L'ha fatto molto tempo dopo questa operazione di capire dov'era. Sì, benissimo. Signore. Veniamo al fatto. Questo signore che lei dice aveva queste caratteristiche gira intorno al furgone, lei diciamo si spaventa oppure non ne vuole niente? Ma spaventare non si è spaventato. A questo punto limitatamente. Limitatamente. Lei piglia e dice me ne vo per fatti miei. Bene. Mi allontano. E si porta da un'altra parte. Al di là della quota dove siamo in queste parti? Al di là della quota, proprio sulla quota c'è uno stradello che con senso di marcia detto, cioè viaggiando verso Panzano, si apre subito sulla destra e si inoltra nel bosco questo stradetto. Prima è pianeggiante, poi tende a salire. Beh. Ecco, proprio nel punto dove tendeva a salire, lei si ferma. Fermai il furgone. Vabbè. Poco tempo dopo ho sentito arrivare un motorino e guardando nello specchio retrovisore
ho inquadrato lo stesso soggetto che avevo visto prima, che era alla guida di questo motorino di colore rosso ed aveva ruote raggiate. Senta, e che tipo di motorino lei non l'ha visto, al di là del colore? Ah, un ciclomotore, insomma, non era una moto, era un motorino. Sì, sì, un ciclomotore, sì, un motorino leggero, non una motocicletta giapponese. Per benissimo, un motorino. Tanto per fare una distinzione. L'uomo, dopo aver disposto il motorino dalla parte opposta rispetto allo stradello dove ero entrato... Lei tutto questo lo vede nel retrovisore o lo guarda? Lo vedi nel retrovisore, benissimo. Lo vedi. Lasciò il motorino, poi attraversò con magnifica disinvoltura il tratto stradale. Ecco qui il primo motivo di allarme. Guanti neri. C'aveva dei guanti neri? Sì, signore. Guanti neri, molto probabilmente di gomma o di plastica, quello non lo so. Aveva dei pantaloni color sabbia e scarpe da lavoro. E come mai, scusi, lei ebbe timore per i guanti? Sì, Vabbè, poi, andiamo avanti. Insomma, una cosa insolita. Insolita, ecco. Non faceva freddo. Aveva sempre gli occhiali, soliti occhiali. E il solito cappello. L'abbigliamento già descritto. Dopo aver attraversato questo nastro stradale, appena mise i piedi nel bosco, sembrava diventato un altro soggetto. Cioè? Aumentò l'andatura, procedeva più rapidamente, dritto verso il furgone, con il ventre proteso verso il terreno. Veniva avanti come un gatto, così. A questo punto, lo dico per chi non l'avesse provato, quanto sia capace di ragionare velocemente la mente umana se un soggetto avverta un certo pericolo, o almeno sia per lei sembra un pericolo, valuti la situazione per quello lì. Il ragionamento che riuscì a fare mentale fu questo: il guardone conosce bene la zona ed è per questo che ha potuto rintracciare rapidamente il furgone. Fece tutti questi ragionamenti. Velocissimo. Velocissimo. Sì, sì. E poi cosa fece? Permetta. Prego. Ci sarà da temere qualcosa di peggiore se lei potrà raggiungere la cabina. Quei guanti, non fa freddo. Pericolo, discendere e prenderlo a sassate. Lei discesi, pensò questo? Sì, signore. Discesi dall'automezzo, raccolsi dei sassi per terra, ma non è che lo attesi, gli andai incontro deciso anche, scagliandoli questi sassi, perché ormai ne ero infuriato. Quando questo soggetto sentì arrivare i sassi, si alzò in piedi e allora ricontrollai tutto l'abbigliamento subito e rimase anche bloccato per qualche istante, così. Ebbi paura in quel momento che potesse uscire un'arma, ma non ne impugnava e nemmeno... Non c'aveva nulla, c'aveva questi guanti. Ebbe ad estrarne, non impugnava. Bene. Anzi, si volse indietro, dopo avermi consegnato questa immagine, e se ne andò a riprendere il suo motorino. I sassi avevano fatto effetto. Verso Mercatale. Ho capito. E quindi lei se ne andò o rimase lì? No, io me ne andai, tornai a Firenze. Senta una cosa, questa figura che lei ci ha descritto ora le dice qualcosa? Pacciani? Non ho altre domande, grazie. Ci sono problemi. Aspettavo questa domanda lei. Aspettavo questa domanda. No. E come no? Come l'ho trattato? E come no? Ma non me l'ha mica detto. E come no? Comunque, mi ha fatto una domanda, caro io. Stia tranquillo, signore. Va bene così. Non ho altre domande. Prego, avvocato Colao. Prego, scusi, vuol precisare che ore erano? Ma circa le 15:30, signore. Pieno pomeriggio di sole, ho ragione di ritenere che molto probabilmente fosse sabato. Perché il sabato e la domenica io andavo a far vedere i miei quartierini che avevo in vendita. Erano liberi, quindi avevo molte probabilità di negoziarli. Ed avevano anche un po' di giardino dietro. Giardino, piccolo terreno. Senta, scusi, riguardo gli occhiali, come poté ritenere... Assenza di riflessi, signore. Fenomeno fisico molto noto. Assenza di riflessi sulla superficie vetrosa. Completamente. Senta, scusi, io noto che lei ha delle particolari capacità
di rilevare fatti e di ricordare le cose, anche topografiche direi, il fatto di aver accertato a che quota era in un secondo tempo, certo, il livello della macchina in cui si, certo, trovava. In base a quale esperienze poggiano queste sue conoscenze? Ecco. Sono cresciuto nell'area del diritto positivo, nelle scuole civili e militari del nostro paese, e ne vado orgoglioso. Va bene, questo. Ah, la ringrazio molto. Grazie. Prego. Signori, avete altre? Signori avvocati di parte civile, avvocata? Nessun'altra domanda? Benissimo. Avvocato Fioravanti? Sì. Prego. Signora Comagni. Professore. Dottora Comagni. Professore, buongiorno. Professore. È stato il mio insegnante, ottimo insegnante, uomo di cultura, ed è un galantuomo. La ringrazio, la ringrazio. La ringrazio. Ma erano tempi belli questi. Sì. Era prima dell'81. Sì, sì. Era prima dell'81. Perché 69... Ecco. 69, 70. Erano belli perché io mi sono sposato nel 69. Allora. Senta un po', è parente di Mussolini. Siamo alle ricorrenze, eh? No. Allora, benissimo. Volevo chiedere. Veniamo se... a noi ora. Sì, però. Sì, veniamo al processo. Volevo chiedere se lei è parente di Mussolini. Non so se sia pertinente la domanda. No, voglio chiedere se è parente no, di Mussolini. Chiedo scusa. Prima mi spiega perché questa dei... veramente... Io al pubblico ministero non devo spiegare niente, lo spiego alla corte. Io chiedo che le domande non pertinenti magari le evitiamo. Tra l'altro questa o me la spiega prima o se no davvero non è pertinente. Sconfiniamo le situazioni politiche, signor Presidente. Ridiamoci sopra, va. No. Perché non di Ornella Muti, non lo so. No, ci beh, sarebbe basta, un'inversione. Basta, finita la ricreazione, per favore. Veniamo ecco, lei mi dice che nel 1981, sì, signore, vide il 23 mettiamolo, di febbraio... Ho detto, scusi, mettiamolo come limite superiore, fino al 22, perché il 23 è stato consegnato all'automezzo. Quindi, se vuole, avvocato... posto produrre la dichiarazione di responsabilità. Quindi l'automezzo veniva consegnato di domenica? No, se il 22 è di sabato. Può darsi che l'abbia consegnato lunedì, questo no. Allora quindi forse poteva essere un guardone che avevo visto nel bosco. Questa è una sua affermazione. Forse. Come deriva questa affermazione sua? Localizzata il 22-23 febbraio dell'81, da che cosa, da quale convinzione? Ho venduto automobili per 25 anni, guardone li conosco perché molte volte quando provavo le macchine mi sono trovato circondato e sempre sono disceso e li ho mandati via così parlando. Lei per caso andava a provare le macchine nelle stradine sterrate in mezzo ai boschi? Le provavo dappertutto perché vendevo anche i fuoristrada, avvocato. Ah, benissimo. Sono stato il più grande venditore di automobili di Firenze, come soggetto dipendente. Se c'è qualcuno qui che può smentirmi, lo faccia pure. Vedremo quante ne avrà vendute. Sì, ma lei deve rispondere alle domande che faccio io, sì. Non alle sue, non tenere molto ad allargare no, il campo. No, professore, deve rispondere. Ecco, lei risponda alle domande. Dunque, lei mi ha detto che questo signore, che per me non è Pacciani, ma per lei è Pacciani... Questo ma lei non c'era. Poi. Questo signore, e non è detto, io ho una... Ma c'era quel giorno lì? Quel giorno lì per me carità, per non carità. Non ancora riconosciuto. Silenzio. Il suo professore. Studi il professore. Io l'ho riconosciuto in televisione, quel giorno lì non sapevo che era Pacciani. Ha capito? Ma poi in 10 anni, un salto di 10 anni indietro, sì. Lei ha collegato, era Pacciani. Perché non si ricorda che alla scuola mi chiamavano Pico della Mirandola? Oh, bella, bella. Lei certo con queste domande non mi fa essere più professore suo. No, no, per carità. No, no. Però lei questo signore è una persona che offre dei riscontri. Per carità. Più dunque, precisi. Poi, lei ha annotato poi sarà bene. Tutto da valutare. Sì, ha annotato bene che pantaloni color sabbia sì, berretto con visiera tipo guardia boschi o guardia caccia e come in modello... occhiali probabilmente senza lenti perché mancavano di riflessi.
esatto. In quante frazioni di secondo lei ha potuto constatare questo? Il motore diesel non parte subito, avvocato. La ringrazio, delle risposte avute, grazie. Prego. Avvocato Bevacqua, silenzio per favore. Senta, lei che è Pico della Mirandola secondo. Mi chiamavano, non mi è chiamavo. Che non mio è che lo fossi. Un parente di Benito. Non parente, mia madre si chiamava Peschi e mio padre è a Comanni. No, credo che no, siccome il professore ha detto che... Andiamo avanti, avvocato, le domande. Ho una grande domande... stima per lei, ma non mi faccia più. Signora Comanni. Mi dirà che mi chiamano Rosario. Benito, mi chiamo Rosario. Va bene. Ah, ma... Io ho quattro santi dalla mia, lei ce n'ha uno solo morto. Allora, andiamo. Allora, al di là di questo, lei so che è un ottimo venditore, l'ha detto lei. Di automobili, ne ha venduti tantissimi. Lo ero, sì, sì. Quindi qualche volta vendeva qualche macchina che non era proprio. Ma scusate, la pertinenza. Aspetta, l'ha detto lui. Sì, sì. No, che qualche macchina non l'ha detto. Non l'ha detto. Ha venduto tantissime macchine. Fuori strada. Ha detto dei fuori strada. Certamente, ha venduto tante macchine. Avvocato, ha detto per la verità dei fuori strada. Anche dei fuori strada. Anche dei fuori strada. Non macchine che andavano fuori strada. Fuori strada. Non lo so, io volevo arrivare a questo e lei mi ha preceduto, Presidente. Ne ha venduto moltissime, quindi lei è un abilissimo venditore. Ma lo ero, cioè sì. Lo era, quindi lei vendeva parlando, o no? Scusi, vendeva? Magnificando la sua merce, dicendo questa macchina è bellissima, ottima, lo chassis va bene, non è stata battuta. Se non lo era battuta, se no qualche volta se lo era dicevo ma è stata battuta, ma è stata messa bene, insomma no, vendeva benissimo. Da Brandini eravamo molto seri, se era urtata la vendevamo per urtata. Però, comunque lei era una persona che vendeva bene le macchine. Sì, sì. Lei dice di avere fatto questa dichiarazione perché? Lei lo dice, ma perché? Come? Quando la fa la dichiarazione? Come si rivolge? Chi la chiama? Perdoni, a quale dichiarazione si riferisce? Queste che su cui il pubblico ministero ha fatto le domande. Può rileggerla? No, se no devo fare la contestazione. No, vuole sapere semplicemente l'avvocato. Ah, l'interrogatorio che ha fatto. Dottor Vigna, dottor Canetti. Dottor Vigna, dopo e prima, nel febbraio 93, dal, credo, la SAM. Sa cos'è la SAM? Sì, sì, squadra antimostro. C'è il genero in questura, guardi. Oh, ora si spiega tutto, va benissimo. Allora, c'è il genero in questura. Sì, si ma spiega no. Tutto. No, no, assolutamente, perché scherzo. Lo spiega lei, avvocato. Spiega tutto. Lo spiega lei, avvocato. Ma l'ha detto lui, non lo sì, sapeva. Certo. Senta, mi dice sincero questo. Di così. Meglio di così. Certo. Dunque, c'è il genero in questura. Quindi, a quest'ora in questura lei che fa? Quando mi ha interrogato... La sa. Mi ha, fatto questa, mi ha fatto come questa, va? Glielo dice a suo genero mentre mangiate la pasta asciutta. Mi hanno convocato. L'hanno convocato. Perché? Perché il signor Pacciani aveva fatto una sciocchezza, aveva segnato un numero di telefono si chiama che, Alemanni, che corrispondeva a quello di mia sorella, ma che non era più in elenco da diverso secondo tempo. Lei perché sarebbe una sciocchezza questa? Mi spieghi la sciocchezza. Forse facciamogliela spiegare, perché, se no non... Perché? No, sto spiegando, me sto chiedendo. Perché perché teneva questo numero che non era più in elenco da tanto tempo? Per quale ragione? Questo lo sa lui, non lo so io. E chi gliel'aveva dato? Ah, non lo so. Se non era più in elenco? Chi gliel'aveva dato? Ma aveva avuto lei a che fare... Pacciani, per cortesia, non faccia né Versace, né mi... Guardi, i tempi passati sono passati. Va bene, silenzio, benito. Silenzio, non ho visto cosa ha fatto, lei Pacciani sia buono. Ha fatto così. Guardi, se... Ma, no, io non l'ho vista. No, ricorda Pico della Mirandola. Però la faccio allontanare se ci riprovo. Allora, senta, lei ha detto esattamente, quindi a un certo punto hanno fatto questa ricerca su di lei, hanno visto che lei aveva... questo telefono prima sono risaliti e hanno ricollegato penso questo numero di telefono alla data nella quale lei pare che abbia incontrato o in quel periodo il signor Pacciani per questi quartieri o no?
Non lo so, le posso dire questo perché ho controllato, perché io avevo un vecchio elenco dell'83, l'ho guardato proprio in questi giorni. Nell'83 quel numero di telefono non c'è già più. Quindi può darsi che fosse nell'82. L'aveva preso prima. Chi gliel'aveva dato? Ma scusi, lei non ha detto che aveva conosciuto il Pacciani prima dell'83? No, signore. Scusi. Ha capito molto male. Ah, no, ho capito io male. Le ho detto che ho conosciuto Pacciani alla televisione durante la trasmissione del 1992, esatto. Primavera, TG3 serale. Ho capito, ma lei aveva detto anche che aveva conosciuto Pacciani per gli appartamenti alle bambine, o no? Nell'81, sì, dopo e che quindi era l'81 si sa, a meno che lei sa tutto, anche sull'aritmetica, si sa che l'81 viene prima dell'83, o no? L'81 viene prima o no? Ma io non ho mica controllato quando è stato alla Sipe, quando è stato tagliato. Lei ha detto, suggestionando, perché lei sa vendere molto bene la sua merce, ha detto che nell'83 lei ha confrontato e nell'83 il suo numero di telefono non c'era più nell'elenco. Però lei, il signor Pacciani, l'ha conosciuto nell'81. Se l'ha conosciuto nell'81, lei l'ha controllato. Ha preso il numero quando c'era, scusi avvocato, ma si va a zappa su piedi lei. Ma quale zappa, amico? Guardi, io non so zappare. No, l'ha preso, anche perché per me il terreno purtroppo è troppo lontano, essendo molto alto. Senta, abbia pazienza, lei ha detto nell'83. Ha visto e nell'83 il suo numero di telefono non c'era più. Nell'81 c'era. Non il mio, scusi. Era un di numero sua sorella. Che era perché mi dice che ha fatto un errore, Pacciani? Perché ha tenuto quel numero che non serviva più. Ma ha tenuto perché è stato in galera per tanto tempo, scusi. Ha tenuto. Gli hanno rovistato tutto, anche tutto gli hanno rovistato. Vabbè, allora. Non l'ho ordinato io. No. Vabbè, ma lei è contiguo, abbia pazienza. Dunque, allora, al di là di questo, io ho conosciuto in passato, ma non sapevo che fosse Pacciani. Lei ha detto questo. Per quanto riguarda la mia conoscenza con Pacciani, Pietro, voglio preliminarmente chiarire che il personaggio di cui parlano attualmente le cronache per le indagini sul mostro di Firenze, io l'ho conosciuto in passato, ma non sapevo che fosse il Pacciani. Esatto. Va bene? Lei dice, ad un certo punto, che questa signora si può trovare questa signora o signorina? Adesso di sì, si chiama Assunta Ricci, vedova Mancini. Questa signora chi sarebbe? Era la mia confinante. Io non la vedo più da tanto tempo, però. No, ma la signora che stava con lei nel pullman. Ah, la signora si chiamava Irene Damiani, è deceduta. È deceduta? Sì, che io sappia sì. È deceduta, quindi non si sa, si deve cercare. Avvocato, per... è morto. Ma è deceduta. Vuole fare dei miracoli. Silenzio. È deceduta. Non siamo a teatro. Senta. Lei ha detto che questo giorno era con questa persona, a un certo punto ha visto questo tizio, che aveva il collo taurino come tanti, anche lei, anche io, che aveva il collo taurino, eccetera, eccetera, e fu in particolare, gli rimase impresso il fatto che avesse una specie di cappello, va bene? Un berretto. Detto con visiera, e degli occhiali, che mi sembrarono sprovvisti di lenti, a montatura scura, di ebanite o materiale simile. Ma questo si mostrò parecchio davanti a lei. Come dice? Si mostrò parecchio il volto davanti a lei, lo mostrò abbastanza. Teneva a consegnarmi quell'immagine. Chi? Secondo me. Lui? Sì, signora. Vabbè. Era un po'... Non lo so. Teneva a consegnarmi quella immagine. Perché è successo la prima e la seconda volta, quindi lo deve dire lui, perché voleva lui chi? Che memorizzasse. Lui chi? Il signor Pacciani, perché voleva che memorizzasse? Perché il signor Pacciani, scusi? Come fa lei a dire perché che voleva... persona... no, perché... Come fa a dire che quella diciamo, persona è il signor lo diciamo Pacciani? Oggi, scusi, lo diciamo ah, oggi. Ah, lo dice lei oggi. Perché lo diciamo lei, quando oggi. Quando fu sentito dallo stesso dottor Pigna,
Lei disse questo: nel tempo, prima di quando il Pacciani mi portò a vedere una casa in piazza del Popolo Mercatale, dicendo che l'aveva acquistata per quelle bambine, ripetendo più volte questa affermazione. Esattamente. Mi si fa presente che allora io avrei già dovuto, perché il pubblico ministero ha paura, dice, ma questo che dice? No, è serio, non ha paura di nulla, caro lei. I pubblici ministeri non hanno mai paura di nulla. È serio. Siamo noi che abbiamo paura. È serio. Va davanti, avvocato dell'acqua. E allora sta cercando. Proseguiamo, signori, per favore. Mi si fa presente che allora io avrei già dovuto riconoscere nel guardone il Pacciani, il pubblico ministero, seriamente, come dice, sostiene, e gli do ragione, ma dice, come mai questo all'ultimo momento, ma dice questa cosa? Ma le dico francamente che questo non avvenne e che il collegamento fra il guardone ed il Pacciani io l'ho fatto quando ho rivisto quest'ultimo in immagini televisive riprodotte sul giornale. Controllavo tutto, logicamente. Sì, ho capito, scusi, ma lei ha detto questo al pubblico ministero, non è che l'ha detto a me, capito? Ma lei fa un collegamento, dopo le spiego, dopo 10 anni, lei fa questo collegamento, lei la domanda la faccio io e lei mi risponde. Sì, ma dopo le spiego perché, se vuole che le spiego. Ma io non la voglio spiegare, io l'ho fatto quando ho rivisto quest'ultimo in immagini televisivo riprodotte sul giornale e in particolare feci il collegamento quando in taluna di queste immagini io lo rividi con un berretto con visiera portata rialzata che mi richiamò alla memoria l'uomo visto nei dintorni di Crespello. Cioè lei sembra che al pubblico ministero dica alle contestazioni legittime del pubblico ministero, come fa lei all'ultimo momento, va bene che lei c'ha in casa un dipendente della questura, come fa lei all'ultimo momento così, dopo 10 anni, a ricordare il Pacciani? Lei dice che ricorda questa persona perché ha visto il Pacciani con un cappellino in su. Conferma questa circostanza? Dunque, mi permette di chiarire? Conferma o non conferma? Mi permetta di chiarire? No, se conferma arriva, questo che le ho avvocato, detto. Avvocato, se non mi dà modo di spiegarmi, scusi. Allora, il pubblico ministero e il procuratore capo dottor Pierluigi Vigna mi hanno fatto questa domanda, ma io ho detto subito che avevo fatto 2 segnalazioni già nel 92 al comando dei carabinieri. Quindi allora il dottor Vigna cosa ha detto? Ha tenuto una copia di questo? E io ho detto no. Perché non ho tenuto una copia? Perché con i carabinieri ci sono stati insieme in caserma, non ho bisogno di tenere copia. Questa è la ragione. Quindi questo accadeva questo nel 93, mentre le segnalazioni erano state fatte nel 1992. Siamo d'accordo, va bene, nel 92 lei fa questa segnalazione, sì, sì. Dopo aver visto il berretto del Pacciani. No, dopo aver visto la trasmissione televisiva. Dico che questo è l'uomo che mi ha portato a vedere la casa di quelle bambine, sì. E domando ai carabinieri se poteva esserci qualche collegamento con il guardone che avevo visto a Mercatale, così, così, così. E lei lo riconosce risposta attraverso questo cappello, perché non lei ho avuto risposta. Lo rividi di queste mani, lo rividi con un berretto con visiera portata rialzata che mi richiamò. Lei che è picco della Miranda, alla sì. memoria, picco, sì, sì. L'uomo visto nei dintorni di Crespello, è vero questo? Sì, anche dopo. Quindi, praticamente, alla sua memoria portentosa, richiama questa sagoma di questa persona un cappellino con la visiera. No, non soltanto. Lei così ha detto. La fotografia. Non ho più domande, grazie. Sì, ma la fotografia non ho domande. Non mettevo un cappellino, Senta, prego, signora Comani, sì, ma lei oggi, con tutta sincerità e in tutta coscienza, sì. vedendo il Pacciani sì, di sì. persona, sono passati tanti anni, eccetera, sì. è in grado di confermare? Non solo sono in grado di confermare questo, ma sentite che cosa ha fatto Pacciani dopo che io avevo parlato di motorino rosso all'autorità giudiziaria ed anche di occhiali che mi sembravano sprovvisti di lenti. Nell'agosto del 1992, dopo che il dottor Vigna proprio l'aveva detto, dove ha messo questo motorino? Aveva un motorino rosso lei, aveva anche degli occhiali che si erano rotti?
Poi c'era una terza questione, sollevata da un anonimo, non sono io, se Pacciani lo vuol sapere. Allora, le sue considerazioni non sono ci interessano. Fuori della testimonianza. Sono fuori della testimonianza. Allora. Io le ho semplicemente domandato, se, vedendolo oggi di persona, lei è in grado, sono passati anni, le fisionomie ci cambiano, di confermare quel, diciamo, riconoscimento che lei avrebbe operato nelle circostanze che già sappiamo. Sì, signore. Io non ho altre domande. Nessuna, grazie. Può andare, grazie, signor Giovanni. Buongiorno.